Buongiorno, stamattina facciamo colazione insieme. Mi sono preparata il cappuccino e sono qui nel mio studio, davanti a me ho tutte le cose che ho preso la settimana scorsa, per la casa. Sono stata in qualche negozietto, ho preso qualcosina, da aggiungere qui a casa e quindi ho pensato di registrare un video, però visto che ancora non ho fatto colazione, ho pensato di farlo insieme a voi, quindi mi sono preparata il cappuccino. Che io tra l'altro adoro, cioè non posso farne a meno la mattina perché mi dà subito la carica, quindi se anche voi siete come me team cappuccino, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Tutte le cose che vi devo mostrare sono a tema arredamento, articoli per la casa, però c'è una cosa, questa qui, che non c'entra niente con la casa, ma devo assolutamente farvi vedere perché è davvero fantastico, è una super novità di Daniel Wellington, il nuovo orologio Icon. È pazzesco, guardate un po'. Ci sono diversi modelli, io ho scelto questo qui. È un orologio completamente in acciaio, il primo di Daniel Wellington, o meglio, il primo orologio con le classiche maglie. Tutto in acciaio, c'è di tre misure, quadrante piccolo, quadrante medio e quadrante grande. Io ho scelto il quadrante grande con lo sfondo nero, lo sfondo lo potete scegliere o bianco o nero, è appunto tre misure. Io ho preferito orientarmi su questa un pochettino più grande e sullo sfondo nero perché non ho nessun orologio con lo sfondo nero, quindi ho optato per questo. E oltre all'orologio mi hanno mandato anche questo specchietto, ora non voglio accecarvi, questo specchio. Molto molto carino. Vi lascio comunque qui sotto nell'info box il link diretto ai nuovi orologi di Daniel Wellington. Inoltre ho il codice sconto per voi che potete utilizzare sul sito sull'acquisto di qualsiasi orologio, non necessariamente su questo modello, ed è del 15% semplicemente scrivendo Giada Fra di W. Comunque qui sotto nell'info box vi scrivo per bene tutto. A me personalmente questo modello piace davvero tanto, lo trovo perfetto per tutti i giorni e secondo me un modello di questo tipo mancava sul sito di Daniel Wellington, perché ci sono sì tantissimi orologi, però tutti erano con il cinturino in pelle oppure con il cinturino maglia Milano. Mentre questo tipo di orologio, che è comunque un modello che va da sempre, da anni, effettivamente mancava, quindi sono davvero molto contenta di questo lancio e di averlo avuto in anteprima. Adesso continuo a bere il mio cappuccino perché mi stavo dimenticando, altrimenti mi diventa freddo e partiamo con le cosine che ho preso da IKEA. Da IKEA cosa ho preso? Soltanto due cosine. Sono stata da IKEA perché mi serviva uno specchio da tavolo che adesso è un po' impolverato. Mi serviva uno specchio da tavolo quando devo fare video di make-up perché utilizzando lo specchietto, quello piccolino tondo, mi trovavo un po' scomoda. Quindi volevo uno specchio un po' più grande da tavolo per poggiarlo senza nessun problema. Speriamo di non accecarvi anche con questo. Allora, questo è lo specchio che ho trovato da IKEA. È uno dei più belli, secondo me, che hanno da tavolo e forse è addirittura un prodotto abbastanza nuovo. Mi piace molto perché, come notate, è davvero parecchio grande, quindi riesco a vedermi molto molto bene. E poi adoro, cioè mi piace molto la cornice dello specchio. Così in legno chiaro. Infatti, quando non mi serve per registrare video, lo utilizzo, cioè è posizionato sulla cassettiera in camera da letto, proprio perché fa anche arredamento, quindi l'ho messo lì. Questo l'ho pagato 20 euro. Ancora pausa, cappuccino, così lo finisco. Altra cosa che ho preso da IKEA sono state queste fodere per i cuscini, misura 50x50, e sono una novità. Questo è un nuovo colore, un nuovo modello. Vediamo se riesco ad aprirlo. Di questa nuova linea c'erano diversi colori. Io ho scelto questo color carta da zucchero, che trovo sia un colore perfetto per l'autunno che è arrivato. Infatti, di questi ne ho presi appunto 4 perché voglio sostituirli a questi che ho preso quest'estate sempre da IKEA, che ho utilizzato prima nel salottino che ho in giardino e che poi qualche settimana fa ho spostato e ho portato sul divano. Però è un colore decisamente estivo questo. Quindi quando sono stata da IKEA e ho trovato queste nuove fodere che mi piacciono tra l'altro tantissimo, sia per l'effetto perché è tipo effetto vellutino, non so se dal video si capisce, però proprio questo effetto tipo velluto e poi ripeto il colore mi piace molto.
E questo è l'effetto con l'imbottitura. Adesso non vedo l'ora di vederli posizionati sul mio divano. C'erano anche gli altri colori, non ricordo con esattezza quali, ma sono sicura di averlo visto anche in rosa cipria. Io però ho preferito optare per un colore più scuro e ne ho presi appunto 4. Poi sono stata alla Casa Shop. Ultimamente, in questi ultimi 10 giorni, sono alla ricerca disperata di complementi d'arredo decisamente a tema autunnale, come pigne, zucche e perché no anche a tema Halloween, perché voglio decorare la casa per l'autunno e per Halloween, però si vede che è ancora un attimino presto, non lo so, e nei negozi ancora non c'è niente. Quindi da Casa Shop alla fine l'unica cosa che ho preso è stata questa piantina. Quando vedo delle piantine carine, le compro sempre, una piantina finta. Mi piace molto il vaso effetto marmo. Questa l'ho pagata 5,95 e le piantine davvero le compro molto spesso perché mi piacciono per arredare casa come complemento d'arredo e poi è un genere di complemento d'arredo che sposto molto spesso. Io ho proprio questa mania di continuare a spostare le cose, specialmente quando sono così piccole, proprio perché riesco a collocarle un po' per tutta la casa. A volte una piantina tengo in camera da letto per un mese, poi la prendo, la sposto, la metto in cucina, poi la porto in soggiorno, poi la porto nella zona salotto, insomma, continuo a spostare le cose proprio perché mi piace continuamente cambiare un po' le disposizioni di cose comunque così piccoline all'interno della casa. Quindi ho preso questa. Poi sono stata da Maison du Monde, un po' per lo stesso concetto di prima di Casa Shop, per trovare dei complementi d'arredo autunnali, però anche lì non c'è ancora granché, però mi sono follemente innamorata di tre prodotti. Il primo è questo, un vaso azzurro che ho pagato 19,99 €, 20 euro, e questo è posizionato all'ingresso dove c'è la stufa pellet, sopra il muretto che abbiamo fatto fare in cartongesso, è posizionato lì. Ultimamente sono in fissa con l'azzurro, non so perché, e questo lo trovo davvero molto bello, è nuova collezione. E un'altra cosa di cui mi sono follemente innamorata appena l'ho vista è stata questa lampada che ho posizionato sul mobile in soggiorno davanti al divano. E tra l'altro è una stanza quella, è una zona, il soppalco dove abbiamo il divano, la TV e tutto quanto, che mi sono resa conto qui su YouTube di non avervi mai fatto vedere bene. Quindi se vi può interessare un video di come sono andata a sistemare quella zona lì che è ancora un po' vuota, ci sono ancora dei punti, delle zone da completare. Però rispetto a prima, con questi piccoli acquisti che ho fatto da Maison du Monde, è cambiata proprio e mi piace molto. Ce l'ho riempita perché era davvero, c'era solo il mobile bianco con la TV, la PlayStation disse sopra e mi sembrava un po' troppo minimal, davvero troppo. E quindi quando ho visto questa lampada me ne sono follemente innamorata perché il paralume è praticamente dello stesso colore del divano e poi mi piace diciamo, le gambe di questo paralume, la base. In effetto legno, davvero molto bella, ci sta benissimo sul mobile della TV. Questa l'ho pagata 30 euro. E poi, praticamente della stessa linea, perché i colori sostanzialmente sono quelli, ho preso un puff. Era da un po' di tempo che volevo prendere un puff da mettere in soggiorno e alla fine, appena ho visto questo da Maison du Monde, me ne sono innamorata e l'ho preso. Speriamo di non fare macello, perché comunque è parecchio grande. Eccolo qui. Allora, è grigio. Questo l'ho pagato 60 euro, c'è soltanto di questo colore come modello. Tutto grigio con la base sotto, questa qui, in legno, praticamente identica alla lampada da tavolo che vi ho fatto vedere prima. È bellissimo, davvero è fatto super bene, mi piace molto. E anche questo l'abbiamo messo in soggiorno. Poi sono stata da Lidl e ho preso soltanto due cosine. La prima, niente di che, semplicemente una cesta per la biancheria sporca da mettere in lavanderia. Ultimamente da Lidl ci sono un sacco di cose dedicate alla lavanderia, molto belle, e soprattutto con questi colori, l'azzurro, verde, acqua. Qua. E senza neanche farlo apposta mi sono resa conto che tutte le cestine che ho preso in questi ultimi mesi sono tutte azzurre, quindi ho deciso di continuare con questo colore per avere tutto uguale. Questa è una cesta davvero molto semplice, comunque parecchio grande, mi mancava. Questa sicuramente la utilizzerò per mettere tutti i vestiti sporchi o perché no, per mettere i vestiti una volta che sono usciti dall'asciugatrice, belli piegati prima di essere stirati, potrei riporli qui. Questa, se non ricordo male, l'ho pagata circa 3 euro e c'è anche bianca, però azzurra è decisamente più bella. E poi l'ultimo acquisto che ho fatto, quello è sostanzialmente più consistente, diciamo, anche a livello di spesa, perché questo l'ho pagato sui 70 euro, è stato questo aspirapolvere senza fili, anche questo l'ho preso da Lidl la settimana scorsa. È super compatto, guardate, e
ed è davvero super super leggero. Ed è un po' di tempo in realtà che sto pensando, che stavo pensando di acquistare un aspirapolvere senza filo ed ero orientata sul Dyson, però avendo comunque già il folletto non volevo investire tantissimo in un altro aspirapolvere, quindi alla fine quando ho trovato questa offerta da Lidl sono subito andata in negozio e l'ho preso. L'ho già provato e mi trovo davvero super super bene. Essendo senza filo ovviamente viene venduto il caricabatterie per caricarlo, sta in carica circa un paio di ore, la prima volta circa 3 ore mi è stato in carica e poi semplicemente pronto per essere utilizzato. Voilà, qui ovviamente entra tutto lo sporco, tutta la polvere che raccogliete, poi vi basta semplicemente svitare il contenitore e andare a svuotare insomma, tutta la polvere che avete raccolto. L'ho appoggiato così riesco a spiegarvi meglio perché ho deciso di prenderlo. Mi sono resa conto in quest'ultimo periodo, diciamo, di aver bisogno di un aspirapolvere leggero innanzitutto e senza fili perché ho 2 scale qui in casa, anzi 3 scale. Quelle che dal garage, dalla taverna, ci portano qui al primo piano e quelle che dal primo piano, che è la zona che utilizziamo comunque di più, alla zona divano ci sono altre scale e poi abbiamo le scale, quelle che ci portano sul soppalco ancora più piccolo. E passare le scale con l'aspirapolvere, con il folletto, è davvero molto scomodo perché è pesantissimo, poi a metà scala mi devo interrompere, devo staccare la corrente e attaccarla dall'altra parte perché non arriva più il filo. E quindi mi sono resa conto che avevo bisogno di qualcosa un pochettino più pratico per fare le scale e poi perché io perdo tantissimi capelli, ma proprio perdo capelli a go-go e tante volte anche se il pavimento effettivamente l'ho pulito il giorno prima, io perdo puntualmente i capelli, quindi magari in camera da letto, la sera prima di andare a letto, vedo che ci sono dei capelli a terra in un angolino, oppure in bagno dopo che mi sono spazzolati i capelli, trovo dei capelli per terra. E era scomodo andare a prendere il folletto, attaccarlo in camera per passare un angolino oppure staccarlo, andare in bagno per passare l'altro angolino, ci mettevo di più ad attaccare e staccare l'aspirapolvere che non poi a passare quello che dovevo passare. Con questo mi trovo da Dio perché anche la sera, se prima di andare a letto vedo quei 2 ciuffi di capelli a terra, io vado subito nel mio ripostiglio, prendo l'aspirapolvere, stacca, la faccio partire un attimino, in mezzo secondo aspira quello che deve aspirare e così il pavimento è sempre pulito e perfetto in un nanosecondo. E io sono davvero super super contenta di questo acquisto perché in questa ultima settimana mi sono resa conto di averlo utilizzato davvero tanto. E niente ragazzi, vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho preso in quest'ultima settimana. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e fatemi sapere, come vi dicevo prima, qui sotto nei commenti se vorreste vedere un video dove vi faccio vedere come sono andata a disporre queste piccole cosine che ho preso all'interno della casa. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!